Ciao, benvenuti su Cartisia e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi propongo il tiramisù paradiso, facilissimo, velocissimo, ma soprattutto super goloso. Ragazzi, provatelo perché questo tiramisù è una vera e propria delizia. Vi lascio qui sotto nell'info box tutti gli ingredienti e se lo provate, lasciatemi un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Prendete una ciotola. Versate 250 g di mascarpone cremoso, 125 g di zucchero a velo, 2 cucchiai di latte di soia. In alternativa potete utilizzare tranquillamente il latte vaccino. Con la forchetta lavorate benissimo il vostro composto. Una volta che avete incorporato bene il mascarpone con lo zucchero e il latte, potete lavorare adesso con le fruste elettriche, quindi lavorate bene il vostro composto con le fruste, perché se lo lavoriamo subito con la frusta schizza tutto. In questo modo evitiamo che lo zucchero a velo schizza in aria. Bene, mettiamo da parte la ciotola col mascarpone. In un'altra ciotola versate 300 ml di panna, la classica panna zuccherata da montare. Vi ricordo che la panna deve essere fredda da frigo, così monta benissimo. Una volta che avete montato la vostra panna per dolci, dovete incorporare il mascarpone con lo zucchero a velo al vostro composto, quindi incorporate la panna al mascarpone. Ho montato la panna, quindi riprendo la ciotola con mascarpone e verso la panna all'interno. E con una spatola e movimenti che vanno dal basso verso l'alto, vado ad incorporare bene la panna al mascarpone. In una ciotola versate il latte e poi io utilizzo il latte di soia e poi zuccheratelo. Potete utilizzare anche il latte vaccino. Con 2 cucchiai di zucchero bianco lo assaggiate, l'importante è che è ben zuccherato. Vi servirà una teglia, io utilizzo una teglia in ceramica, la classica teglia che si utilizza per il tiramisù, quella rettangolare. E poi vi servirà un pacco di biscotti savoiardi da 300 grammi. Inzuppate i vostri biscotti savoiardi nel latte che avete zuccherato e create il primo strato del vostro tiramisù. Una volta che avete creato il primo strato del vostro tiramisù, dovete creare il primo strato con la vostra crema di mascarpone e panna. Super golosa, quindi andiamo a stendere la nostra crema di mascarpone e panna. Una volta steso anche il primo strato di mascarpone e panna, vado a creare il secondo strato con i miei biscotti savoiardi, quindi inzuppo nuovamente i miei biscotti nel latte e creo il secondo strato e nuovamente il secondo strato di mascarpone e panna, super golosa. Passiamo al terzo strato di biscotti savoiardi, quindi vado nuovamente a inzuppare i miei biscotti nel latte e a creare il terzo strato dei miei biscotti savoiardi. Una volta creato il terzo strato di biscotti savoiardi, vado a sciogliere a bagnomaria 100 g di cioccolato bianco con 200 ml di panna, la classica panna zuccherata da montare. Vado a sciogliere bene il tutto a bagnomaria e dopo faccio freddare giusto un minuto, non di più, dopo che ho sciolto il mio cioccolato bianco e posso versare il tutto nel mio golosissimo tiramisù. Dopo che avete versato il cioccolato bianco sulla superficie del vostro tiramisù, dovete stenderlo bene con la spatola. Dopodiché mettete un foglio di pellicola e conservate il vostro tiramisù almeno per un giorno o per una sera in frigo. Più sta in frigo e più diventa buono. Almeno ragazzi 15 ore in frigo, se no 24 ancora meglio. Mi raccomando, tutti i tiramisù più stanno in frigo e più diventano super golosi. Solitamente io lo preparo sempre la sera prima. Trascorso il tempo necessario, il nostro tiramisù è pronto per essere gustato. Facile, veloce e super goloso. Ti
Tiramisù Paradiso, provatelo anche voi, mi raccomando. E se lo provate, fatemi sapere cosa ne pensate. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono in arrivo tantissime video ricette super golose e tantissime altre video ricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei nuovi video. Ciao, alla prossima, baci da Cartisia!